Firenze, che è il nostro calciatore che accompagna l'allenatore Rino Gattuso. Allora Dris, domanda da parte di Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio. 2 anni di contratto bastano per vincere? Per vincere? Per vincere qualcosa. Non lo so. Oltre a quello che avete già vinto, tipo la Supercoppa. Speriamo di sì, ma da un lato, e dall'altro lato speriamo che arrivano altri anni di contratto. Bene. Marco Azzi invece di Repubblica ti chiede: hai un legame particolare con la città, come stai vivendo questo periodo difficile fuori dal campo? È un po' brutto perché siamo rimasto qua per una settimana e io sono uno che quando non posso uscire non va molto bene, allora non potevo andare in nazionale, è stato un po' brutto, ma penso che dobbiamo accettare questo momento e dobbiamo vivere con questo e devi rimanere positivo perché ci sono situazioni sempre più brutte e allora io lo guardo sempre positivo e abbiamo avuto anche delle settimane che abbiamo lavorato bene e ci porterà a vincere altre partite. Invece Pino Taormina del Mattino ti chiede: 5 anni fa eri tra quelli che ha sfiorato l'Europa League, sogni quest'anno di arrivare fino in fondo? Sì, penso che dobbiamo vedere un po' l'esempio di Inter perché è lungo la strada e anche loro sono arrivati in finale, e hanno fatto bene l'anno scorso e penso che è la strada che vogliamo fare questo anno perché non è facile iniziare subito con l'Europa League e arrivare fino alla fine, ma penso che è una cosa importante per noi, per la squadra, per tanti giocatori, perché abbiamo un grande gruppo con tanti giocatori che hanno fame di giocare e sono queste le partite che dobbiamo fare vedere. Monica Scozzafava del Corriere della Sera ti chiede: secondo te questo Napoli è più competitivo quest'anno? Sì e no, perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo perso anche giocatori, abbiamo preso anche giocatori, ma penso che il più tempo che siamo insieme e più allenamenti che passano diventiamo più forti, perché oggi mi hanno chiesto qualcosa che piace del mister e il suo staff. Penso che la cosa più importante è l'allenamento. Stiamo lavorando molto molto bene e penso che tutti i giorni stiamo crescendo, allora penso che questo è, con il tempo è importante. Walter De Maggio di Radio Kiskis, il direttore di Radio Kiskis, è preoccupato per la tua spalla e vuole sapere come stai con la spalla, Dris. No, bene, bene. Bene. E aggiunge: con Osimhen al centro dell'attacco azzurro, com'è cambiato il tuo gioco? No, è cambiato anche tanto, perché lui ci permette di mettere profondità dentro il nostro gioco. Abbiamo visto contro Atalanta, c'era Lozano, c'era Politano e c'era Osimhen che portano la difesa molto lontano da me e potevo venire dentro la palla e toccare le più palle e mi sono piaciuto, ma non c'è solo lui, ci sono anche altri giocatori. Fabrizio Coppola invece della Rai ti chiede: rispetto alla gara con l'Atalanta, che motivazioni serviranno contro la Z? Tanto, perché non è facile, perché dopo una cambiando modulo e si vede che stiamo ancora cercando come fare e per fortuna abbiamo avuto tanti giocatori, tanti giorni per allenarci, ma sicuramente arrivano ancora momenti difficili dove sicuramente stiamo un po' cercando ancora il nuovo modulo. E AZ è subito una squadra che hanno giocatori fortissimo, giovani, ma sicuramente con un grande futuro. E una squadra se non sei sveglio puoi anche prendere tanti gol. Io spero che domani siamo noi sveglio e possiamo anche fare gol. Ecco, a proposito di questo, Italia Mele di Canale 8 ti chiede: Napoli negli ultimi anni ha sempre creato molte occasioni da gol, non sempre venivano
concretizzate a dovere. Oggi segnate molto di più. Dal tuo punto di vista, qual è il motivo di questo cambiamento? Un cambiamento che stiamo, quando c'è un cross, quando c'è un tiro, che siamo con più giocatori in aria. Penso che questo era il debole di l'anno scorso e abbiamo più tiri in porta, abbiamo penso che più gente in aria. Ecco, per concludere su queste curiosità dei giornalisti, Angelo Pompameo di TV Luna dice: in questo nuovo modulo di gioco sei più coinvolto nella costruzione della manovra d'attacco, sei spesso fronte alla porta. Questa nuova posizione cosa ti permette di fare meglio rispetto al ruolo precedente di punta centrale? Lo so, no, ma io quando giocavo come prima punta non era uno che andava sempre in spazio, veniva a giocare, veniva a toccare le palle e quello è il mio gioco. Adesso, perché i giocatori mi portano via la difesa, arriva sempre la spazio dietro e mi permetto di toccare tante palle. Bene, grazie Dris, sei stato molto Grazie. gentile, grazie. Adesso Adesso. andiamo con il nostro mister Gattuso. Torniamo su Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio, che dice: l'Europa League è un fastidio, un obiettivo o un modo per fare turnover? È un obiettivo, è un qualcosa che siamo contenti di giocare all'Europa League, perché sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto l'anno scorso per ritornare in Europa. Siamo stati fortunati ad andarci direttamente perché abbiamo vinto la Coppa Italia ed è importante, perché penso che giocare in Europa per i club è importante, per i giocatori è importante, per me e il mio staff è importante, e noi sicuramente dobbiamo fare bene, impegnarci e riuscire a passare il turno. Restando sul tema del turnover, Marco Azzi di Repubblica chiede se la squadra sia già pronta per questo turnover o in questo momento ha bisogno di trovare continuità e certezze, quindi intende dire quindi non ci sarà questo turnover. Ah, sicuramente ci saranno 3-4 giocatori che scenderanno in campo, che non hanno giocato contro l'Atalanta, e penso, con la breve esperienza che io ci ho sbattuto i denti, ho provato a cambiare 8-9 giocatori quando ero al Milan, e penso che in questi anni mi sono fatto un'idea, e certe volte è difficile, si mette in difficoltà anche ai giocatori che dà la possibilità di fare giocare dal primo minuto. Io penso che bisogna fare delle scelte giuste, non riuscire a cambiare 10 o 9, 10 giocatori, ed è per questo che ogni pari di Europa League non faremo tantissimo turnover. Pino Tormina ha due quesiti: è vietata la parola scudetto e poi inizia un ciclo terribile, si giocano in 3 giorni, praticamente sempre. Crede che prima o poi le squadre dovranno scegliere gli obiettivi? No, noi non scegliamo nessun obiettivo, noi metteremo sempre la squadra migliore in campo. Speriamo che con la situazione del Covid di non perdere, già abbiamo preso 2 giocatori, sono ancora positivi da 21 giorni, e dopo, quando ritorno, devono lavorare per prendere la condizione fisica. Noi prepariamo partita dopo partita, dopo vedremo, sicuramente metteremo sempre la squadra migliore in campo. Mimmo Malfitano della Gazzetta dello Sport chiede: sarà un problema gestire l'abbondanza? C'è il rischio che qualche top possa restare fuori, soprattutto a centrocampo, con la prospettiva dei due mediani? Assolutamente no, perché abbiamo tanti giocatori. Emas non può fare anche l'attaccante esterno, non solo il centrocampista, può fare il sottopunta come lo fa in nazionale. E dopo si gioca ogni 3 giorni. Quando si gioca ogni 3 giorni, sicuramente. E dopo il campo bisogna far parlare. Quando i giocatori salgono in un certo modo e riescono a dare continuità anche agli allenamenti, dopo sicuramente ci sarà spazio per tutti. Sempre Malfitano, è importante segnalare anche questa domanda, dice: lei ritiene opportuno che la partita venga giocata? Avete il timore di nuovi contagi dopo quanto è avvenuto nei giorni successivi alla gara con il C'è Genoa? timore, c'è preoccupazione, ma come l'abbiamo avuta col Genoa, penso che in questo momento bisogna, ma anche c'è il timore anche quando si va fuori, si evita di andare fuori, si evita, si sta a casa, e penso che in questo momento
Già il calcio è una grande azienda, se andiamo a vedere i numeri sta perdendo tanto fra biglietteria, fra sponsor e penso che noi abbiamo il dovere di far continuare questa azienda. Dopo è normale che la preoccupazione c'è, dopo se vengono prese delle decisioni, non siamo noi che dobbiamo prendere decisioni, ma chi ci governa e chi comanda più di noi. Monica Scozzafava del Corriere della Sera dice: Lei ha raggiunto un'organizzazione di squadra perfetta come potenza ed equilibrio. Atteso che è sempre meglio avere una rosa ampia, le sue scelte con il rientro di Insigne e in futuro anche di Zielinski e Delmas saranno più difficili? Sicuramente saranno più difficili, ma ripeto, in questo momento Insigne è stato 20 giorni fermo, è riuscito a recuperare molto molto bene, adesso deve mettere benzina nelle gambe, deve allenare con continuità, ma ripeto, spero di avere sempre la difficoltà di scegliere, perché c'è la consapevolezza di avere una squadra forte, una squadra che ha tanti giocatori bravi e dopo sicuramente sta a me e al mio staff fare il meno danni possibile. Sempre Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, chiede: l'Inter l'anno scorso ha sfiorato la vittoria in Europa League, non riuscendo a riportare la Coppa in Italia dopo più di 20 anni. Con un calendario più fitto di impegni e poche pause, cosa rappresenta questa competizione per voi? No, ma rappresenta tanto, ripeto, sia per me, per i miei giocatori, per la società rappresenta tanto perché giochiamo in Europa e dopo sembra che noi domani giochiamo con una squadra di scappati di casa e noi abbiamo un girone molto molto difficile, sarà molto difficile da passare il turno. Giochiamo con una squadra che l'anno scorso, la AZ Alkmaar, mancavano 5-6 partite alla fine, è andato via solo un giocatore a Siviglia. È da una pari punti con l'Ajax e sappiamo che domani, anche se hanno problemi di tanti giocatori che hanno il Covid, ma mancherà solo uno che gioca titolare, che è il loro attaccante. Allora sappiamo che c'è da far fatica, sappiamo che siamo in un girone che bisogna esprimersi al massimo per riuscire a passare il turno. Sia io che i miei giocatori lo sappiamo molto bene. Sempre Coppola della Rai dice: è una sensazione corretta dire che la squadra si diverte a fare in campo quello che le viene chiesto anche quando si tratta di un lavoro che richiede grandi sacrifici? Io penso che le partite si preparano durante la settimana, bisogna lavorare con grande serietà durante la settimana, perché se vuoi giocare in un certo modo, se vuoi trovare l'equilibrio, se vuoi provare a fare un certo tipo di calcio, bisogna che ci sia grande concentrazione, grande senso d'appartenenza, grande passione. E devo dire che la fortuna in questo momento è di avere una squadra che riesce ad allenarsi con grande entusiasmo, riesce a far fatica con grande serenità e penso che la cosa bella è allenare questo gruppo perché riusciamo ad esprimerci al massimo anche quando ci alleniamo e penso che la strada deve essere questa. Due nuovi ingressi rispetto alle domande su Mertens. Peppe Iannicelli di Canale 21 chiede: quali sono i traguardi che assegna il Napoli per questa stagione? È un Napoli da scudetto e in Europa League può arrivare fino in fondo? Non lo so, noi abbiamo il dovere di riuscire a far giocare la squadra sempre al massimo, sicuramente arriveranno anche i momenti non buoni, non brillantissimi, ma bisogna avere la consapevolezza e dobbiamo riuscire sempre a giocare da squadra, con grande mentalità, anche nei momenti di difficoltà, stare là, riuscire a saper soffrire. E penso che sia a livello tecnico questa è una squadra che è tanta tanta roba, sicuramente dobbiamo ancora migliorare l'aspetto mentale, l'aspetto di quando non ci riescono le cose e penso che questo, più partite faremo, più ci aiuterà. Manuel Parlato, stiamo per concludere, e fa una domanda simile, ma si focalizza su questo. L'Europa League può essere l'obiettivo principale della stagione? È difficile, sono chiacchiere da bar. Noi, ripeto, noi abbiamo l'obiettivo, è quello di ritornare in Champions League, perché Napoli per tantissimi anni ha partecipato alla Champions League e il nostro obiettivo principale è quello, dopo strada facendo vedremo dove possiamo arrivare.
Le ultime due, Italia Mele di Canale 8 chiede: l'equilibrio in campo tra le due fasi è l'obiettivo di tutti gli allenatori oggi. A che punto è il Napoli nella ricerca del suo equilibrio tattico? No, dobbiamo migliorare ancora sull'aspetto. Io penso che mi piacerebbe fare una pressione ultraoffensiva, ma non ci siamo. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo riuscire come ha detto prima Dris, se vogliamo far male agli avversari, riuscire a portare sempre 4-5 uomini in fase d'attacco e essere bravi a lavorare meglio sulle preventive, lavorare meglio quando la squadra vuole ricompattarsi. E penso che questi miglioramenti partiranno dagli allenamenti, anche se in questo momento ci alleneremo poco perché si giocherà ogni 3 giorni, però sicuramente ci può aiutare anche le sedute video, che ne facciamo tante. Penso che in questo momento staremo meno sul campo e più nella sala video. L'ultima, Calcio Napoli 24, è una sintesi di argomenti già trattati, però è bella la domanda, è carina. Più facile riportare il Napoli in Champions passando per 38 gare di campionato o vincendo l'Europa League disputandone 15? Benissimo, grazie e arrivederci a tutti. Ciao, ragazzi.